la migliore delle condizioni possibili, non particolarmente migliorata neanche dal cosiddetto governo dei migliori. Cito il dato che leggevo l'altro giorno dell'aumento del debito pubblico di 116 miliardi di euro in 15 mesi, quindi una situazione delle nostre. Dei nostri conti, delle nostre casse e delle scelte politiche che sono state fatte in questi anni che ci pongono tragicamente come fanalino di coda in molte delle classifiche europee sui principali fattori macroeconomici. Io sono stata contenta di leggere il documento di Confcommercio, sono stata molto contenta, Presidente, del fatto che ho trovato molte proposte comuni, alcune addirittura sovrapponibili con quello che c'è scritto nel programma di Fratelli d'Italia. E ne sono stata fiera perché è la dimostrazione del fatto che la nostra capacità di confronto, di ascolto e di provare a dare risposte concrete a problemi reali poi trova un riscontro. Se vedete che a un certo punto non mi vedete più, sappiamo perché. Scusate. Avevo il tacco proprio sulla. Non è bello. Perdonatemi, sono queste cose accadono. Dicevamo. Sono stata molto contenta perché ho trovato molte cose assolutamente comuni e quindi sono contenta di provare a fare con voi un ragionamento che non è solamente un ragionamento, poi a un certo punto se vado troppo lunga voi abbattetemi, ma non è solamente un ragionamento puntuale su quelle che io ritengo debbano essere le prime misure da adottare, ma consentitemi di fare anche un minimo di digressione di scenario, no? Perché voi siete classe dirigente di questa nazione. E il mondo produttivo di questa nazione molto spesso ha avuto le idee più chiare di quanto non le abbia avute la politica su tanti fenomeni che accadevano nel mondo. Allora, la verità è che quello che è accaduto negli ultimi anni con la pandemia e con la guerra ha rappresentato uno shock capace di, diciamo così, mettere in discussione una serie di cose che noi davamo per scontate, una serie di totem che ci erano stati presentati come inevitabili e salvifici. E ci siamo accorti che le cose non stavano esattamente così. Voglio dire, se noi ci guardiamo intorno, la pandemia, la guerra, abbiamo avuto una globalizzazione incontrollata che ci dicevano che avrebbe risolto qualsiasi problema, libero commercio senza regole, ci si diceva, avrebbe risolto tutto. Avrebbe inevitabilmente portato a una distribuzione della ricchezza e avrebbe portato i sistemi che non erano sul nostro stesso livello democratico in giro per il mondo a diventare più simili al nostro. Non è quello che è accaduto. Quello che è accaduto è che grazie al libero commercio senza regole, i sistemi autoritari o le dittature hanno guadagnato campo nel mondo. Si sono contemporaneamente involute. Oggi la Cina di Xi Jinping, piuttosto che la Russia di Putin, in entrambi i casi è stata rimossa la regola che impediva di essere, diciamo, di non essere rivotati dopo il secondo mandato. E noi ci siamo indeboliti. Non solo si sono indeboliti i nostri sistemi democratici, questo richiederebbe un'altra mezz'ora e non vi tedierò su questo. Ci siamo indeboliti sul piano economico. Perché? Perché abbiamo deciso di dipendere dagli altri. Non ci siamo accorti che le nostre catene di approvvigionamento diventavano sempre più lunghe e che questo inevitabilmente ci avrebbe esposto a quello che accadeva ovunque nel mondo senza che noi potessimo più controllare nulla. Lo dico perché qualche tempo fa e negli anni passati qualcuno ha tentato di porre questa questione e per questo è stato varie volte definito un autarchico. Il punto è che l'Occidente e l'Europa oggi non sono padroni del loro destino ed è un elemento, mi consentite, non è proprio del tema che vi riguarda direttamente, però io credo che le grandi questioni in questo tempo vadano discusse, perché altrimenti noi non capiamo, cioè facciamo finta di non vedere che la realtà intorno a noi è completamente cambiata e andiamo avanti come se avessimo il paraocchi. Allora, facciamo degli esempi. Il gas, approvvigionamento energetico. Perfetto. Quali sono le soluzioni per l'approvvigionamento, per le bollette che sono Sono le assolutamente soluzioni per insostenibili? l'approvvigionamento. Così possiamo arrivare al punto, Presidente. Io credo che ovviamente il tema di un tetto europeo al prezzo del gas sia la soluzione migliore, perché il costo del gas sta aumentando. Il costo del gas non aumenta oggi perché la Russia ha aumentato il prezzo, aumenta perché la Russia gioca
aprendo e chiudendo i rubinetti, questo fa aumentare la speculazione, cioè aumenta perché ci sono ad Amsterdam dei grandi player che decidono arbitrariamente il prezzo del gas. E quindi l'unico modo efficace per fermare questa speculazione è avere un tetto europeo. Perché non si riesce ad avere un tetto europeo? Non si riesce ancora oggi ad avere un tetto europeo perché alcune nazioni sono contrarie al tetto europeo. Quali sono quelle nazioni? Olanda, che ha in casa sua la borsa. Lo dico perché io ricordo le copertine dei settimanali in cui gli olandesi ci ritraevano festanti a prendere il sole mentre loro lavoravano. La Germania, perché? Perché la Germania era più esposta sul tema dell'approvvigionamento energetico e ovviamente, avendo però il vantaggio di essere più ricca degli altri, può permettersi di comprare gas a un prezzo più alto e di approvvigionarsi prima. E quindi un tetto non le conviene perché chiaramente la mette allo stesso livello di tutti gli altri acquirenti e perde il suo vantaggio competitivo. Ora io spero che si riesca a ottenere questo tetto, però lo dico anche per segnalarvi che la famosa Europa che ci è stata raccontata come grande solidarietà, nella quale noi dovevamo sempre cedere rispetto ai nostri interessi, perché quello che l'Europa ci diceva di fare era a vantaggio di tutti, poi quando sono arrivati i grandi problemi si è visto che l'Europa è anche un luogo nel quale ciascuno difende il suo interesse nazionale. Che non vuol dire uscire dall'Europa, non vuol dire essere distanti, vuol dire comprendere che tu riesci a essere competitivo nella difesa dei tuoi interessi se difendi anche tu i tuoi interessi e poi si cercano delle soluzioni. Del resto, questa Europa, così come noi la conosciamo, ha funzionato davvero? Voglio dire, l'Unione Europea nasceva come comunità economica del carbone e dell'acciaio, cioè nasceva come strumento di condivisione delle politiche di approvvigionamento energetico e di approvvigionamento di materie prime. Oggi l'Europa è più esposta di tutto sull'approvvigionamento energetico e sull'approvvigionamento di materie prime. Qualcosa non ha funzionato? Forse le priorità che ci si è dati non erano esattamente quelle più importanti? Forse bisognava fare meno cose, ma più farle meglio e fare le cose più necessarie, quelle che gli stati nazionali non potevano gestire da sola? Guardate la crisi, noi non abbiamo una politica estera, non abbiamo una politica di difesa, non abbiamo avuto una gestione della pandemia che fosse più di tanto, diciamo, condivisa, non abbiamo appunto una strategia sul tema dell'approvvigionamento energetico, sono materie sulle quali bisogna interrogarsi. C'è un'altra cosa però che si può fare sulle bollette, e quella si può fare, si dovrebbe fare a livello europeo, ma si può fare a livello nazionale, che è scollegare il prezzo del gas al prezzo dell'elettricità. Ora, anche qui, mercato è unico, la norma dovrebbe essere europea, ma l'Italia può fare una norma nazionale per scollegare immediatamente il prezzo del gas da quello delle altre fonti di approvvigionamento. E questo comporterebbe una riduzione significativa oggi delle bollette. Voi sapete meglio di me che noi paghiamo oggi tutte le forme di energia, indipendentemente da come sono prodotte, al prezzo del gas. Per convenzione. La convenzione fu immaginata quando conveniva, perché il gas costava meno delle altre fonti. Oggi che non è così, non ha alcun senso che noi paghiamo l'elettricità prodotta da fotovoltaico a 700 quanto paghiamo il gas. La norma, ripeto, dovrebbe essere europea, ma noi potremmo farla a livello nazionale, una materia che Fratelli d'Italia sta studiando da tempo. Ho scoperto che tra l'altro il ministro Cingolani questa proposta l'aveva fatta e prima ancora di lui l'avevamo fatta noi mesi fa, perché si capiva che ci sarebbe stato questo problema. Si tratta semplicemente di ovviamente rifondere quella parte dei nostri operatori che hanno buona parte della loro energia da termoelettrico, ma credo che sia una misura che non costerebbe più di 3 miliardi da qui a marzo. Lo dico perché le risorse secondo me ci sono per prendere questi provvedimenti. Ci sono e si potrebbero utilizzare i fondi della nuova programmazione europea, già fu fatto con il Covid di fronte a un'emergenza. Si possono usare le risorse dell'extragettito dello Stato, perché se le bollette aumentano, aumentano anche gli introiti dell'IVA. Si possono usare le risorse, magari scrivendo meglio la norma, degli extra profitti, ma risorse per fare un provvedimento di questo tipo, secondo me, ci sono. E forse anche più risorse per i crediti d'imposta, per le utenze di sussistenza. Io credo ci sia anche questo problema. Leggevo stamattina un dato, mi ha impressionato, un italiano su tre potrebbe non essere in grado di pagare queste bollette. Che facciamo? Stacchiamo la luce a un italiano su tre? Allora magari immaginare un livello minimo per questa fase, chiaramente minimo intendo proprio di sussistenza per chi è oggettivamente in una condizione difficile, è un ragionamento che si può fare. Le risorse secondo me ci sono,
anche evitando un altro scostamento di bilancio. Attenzione su questo tema, lo scostamento di bilancio, perché non è un tema ideologico. Ho sentito dire di tutto e di più. Scostamento di bilancio sono soldi a debito, insomma, diciamo, noi i debiti sappiamo fare, come si sa, non ci siamo mai fatti parlare dietro, però sono sempre una scelta ovviamente che bisogna fare, dolorosa, ok? Quindi se ci sono altre strade è sempre meglio evitarlo. Ho sentito qualche collega che diceva se servono 30 miliardi, tiriamo fuori 30 miliardi, quello che serve per gli italiani va fatto e si deve fare, cercando soluzioni, se possibile, migliori di quelle di fare altro debito. Dopodiché però, se noi non mettiamo un tetto al prezzo del gas, hai voglia a mettere 30 miliardi di scostamento, te ne servono 200, 30 questo mese, poi 50, poi 100, e sono soldi che stai regalando alla speculazione. E io non credo che noi possiamo continuare a dissanguare le casse dello Stato e a pagare debiti, o anzi a scaricare debiti ai nostri figli, per aiutare la speculazione dei grandi player sul gas. Quindi queste sono le cose che secondo me si possono fare sul tema dell'approvvigionamento energetico. Dopodiché quello che dicevo in apertura è che non c'è stata una strategia. Non c'è stata una strategia italiana, non c'è stata una strategia europea. Non c'è stata sull'approvvigionamento energetico, non c'è stata quasi più niente, perché, quasi su niente, perché io potrei fare decine di esempi. Guardate tutto il tema dei semiconduttori e dei chip. Quando è arrivata, dei microchip, quando è arrivata la pandemia e la Cina ha deciso di privilegiare il mercato interno e ha fermato le esportazioni, noi abbiamo avuto interi settori che si sono fermati. Adesso l'Europa mette 50 miliardi sul Chips Act, ma forse lo poteva fare anche prima. Vogliamo parlare del tema alimentare? Vogliamo parlare della farmaceutica, per esempio, che era uno dei grandi settori italiani? Adesso abbiamo completamente consegnato la produzione dei farmaci e dei principi attivi all'Asia. Cioè noi non siamo più padroni di niente. E io non credo che sia una scelta intelligente. Per cui, come scenario vi dico, e passo ad altro, che secondo me una grande sfida di questo tempo è quella di ripensare le catene di approvvigionamento. Noi dobbiamo scegliere quelle strategiche e dobbiamo per ognuna delle catene strategiche stabilire una strategia. Dove è possibile catene nazionali, dove non è possibile catene europee, dove non è possibile neanche catene europee si lavora sul friendshoring, cioè sulle catene alleate, dove non è possibile neanche con le nazioni alleate, dove non è possibile neanche questo sul nearshoring, cioè sulle nazioni vicine. Noi dobbiamo tornare padroni del nostro destino, altrimenti rischiamo di farci molto male, perché oltretutto siamo in mezzo a una guerra e per quanto durerà il conflitto, indipendentemente da quanto durerà il conflitto, noi ci ritroveremo di nuovo in un sistema di confronto tra blocchi e quindi sono scelte che inevitabilmente andranno fatte. Questo mi porta al tema delle sanzioni, molto velocemente, e dell'Ucraina. Voi sapete che Fratelli d'Italia ha preso una posizione molto chiara, molto decisa da questo all'inizio, per convinzione. Per una convinzione di merito e per una convinzione di metodo. La convinzione di merito è che la guerra in Ucraina non è solo una guerra tra l'Ucraina e la Russia, che a noi piaccia o no, la guerra in Ucraina è la punta dell'iceberg di un conflitto che ha come obiettivo la revisione degli assetti mondiali. Se l'Ucraina cade, se l'Occidente viene ridimensionato, chi pagherà di più? Nell'Occidente sarà chi è più debole, che siamo noi europei. E chi guadagnerà più campo nel mondo non sarà neanche la Russia di Putin, secondo me, ma la Cina di Xi Jinping. Che a noi piaccia oppure no, se noi ci voltiamo dall'altra parte e diciamo non ci interessa, il problema ce lo ritroveremo solo molto più vicino. Questa è la ragione per la quale noi abbiamo sostenuto dall'inizio con fermezza la questione ucraina. E vi dico un'altra cosa, che è quella di metodo. Ci piaccia o no, per quanto l'Italia sia importante, noi con la nostra posizione non decidiamo l'esito del conflitto. Se l'Italia domani decidesse di voltarsi dall'altra parte perché decidiamo che non ci conviene, non accade niente di diverso sul piano del conflitto. Il resto dell'Occidente continuerà a fare quello che fa. La sola Gran Bretagna manda in Ucraina molte più armi di quelle che manda tutta l'Unione Europea. Non cambia niente per gli altri, cambia qualcosa per noi. Perché se l'Italia nel momento del bisogno si sfila, si gira dall'altra parte, quando noi abbiamo un volume di esportazioni con la Russia che è dell'1,5% e un volume di esportazioni con l'Occidente che è dell'80%, non pensate che diciamo le cose andrebbero meglio. La posizione seria e leale dell'Italia è la condizione necessaria non solo per essere rispettati, per chiedere aiuto, ma per chiedere solidarietà, perché qui sì c'è un tema legato alle sanzioni che Fratelli d'Italia pone dall'inizio del conflitto.
Siamo stati più decisi, ma siamo stati più decisi nel chiedere solidarietà, nello spiegare che in questo conflitto ci sarebbe stato chi perdeva di più, chi perdeva di meno e perfino chi ci guadagnava, distribuire oneri e onori. Dall'inizio del conflitto Fratelli d'Italia chiede un fondo di compensazione finanziato da tutto l'Occidente per le nazioni che pagano di più le sanzioni. Lo abbiamo fatto approvare in Parlamento, non se ne è accorto nessuno, l'hanno votato ma non se ne sono accorti. Adesso molti lo citano, ce l'abbiamo fatto approvare noi 2 mesi fa in Italia e in Europa. Non ho capito perché su questo il governo attuale, il governo Draghi, la famosa autorevolezza di Mario Draghi non abbiano, diciamo così, sbattuto un po' i pugni, perché è evidente che altrimenti qualcuno paga sempre di più, e questo penso che proprio perché credo che le alleanze siano soprattutto un fattore comunitario, e questo, dicevo, non va bene. Dopodiché credo che, scusate, tornando al tema dell'energia, spero di non essermi persa niente, perché qui ho tutti degli appunti miei stranissimi, tornando al tema dell'energia, io credo che la sfida per il futuro, proprio perché noi dobbiamo ripensare le nostre catene di approvvigionamento, debba essere, quindi, atteso l'immediato di quello che serve per fermare il costo delle bollette, c'è un lavoro molto grande da fare sull'approvvigionamento energetico e sul mix energetico, che secondo me è la soluzione di questo, cioè la soluzione, insomma, il modo per approcciare questa materia, mix di fonti e mix di nazioni di approvvigionamento, lavorando il più possibile per produrre piuttosto che per importare. Ricordo sempre che il gas noi ce l'avremo nell'Adriatico, e quando noi non lo estraiamo per ragioni ambientali, segnalo che non è che rimane lì, lo estraggono i croati, e quindi, diciamo così, i problemi eventualmente ambientali, che comunque si possono, voglio dire, combattere e limitare, sono esattamente gli stessi, ma questo riguarda il tema del geotermico, riguarda il tema delle rinnovabili, riguarda eventualmente la questione del nucleare. Insomma, l'importante è ragionare senza approccio ideologico su una materia che ideologica non è. Anche perché, vi dico, secondo me in questo disastro l'Italia ha una grandissima occasione. Il Sud Italia in particolare è una grandissima occasione, perché noi ci troveremo con il gas che dal Mediterraneo arriva da noi, e abbiamo nel Sud Italia un clima perfetto per l'incentivo di tutte le rinnovabili. Se l'Italia ci mette un po' di risorse, un po' di intelligenza, e le risorse in teoria ci sono, perché nel PNRR, insomma, queste materie, secondo me sull'energia si può fare qualcosa di più, ma insomma queste materie ci sono, noi possiamo diventare l'hub di approvvigionamento energetico dell'Europa. E questo strategicamente per noi sarebbe straordinario. Per cui, come sempre da noi ci svegliamo quando arriva il disastro, perché gli italiani in questi sono bravi, cerchiamo di capire almeno come possiamo il più possibile volgere una situazione che è molto complessa a nostro favore. Perché il tema alla fine, che noi conosciamo bene, è che questa nazione, prima di decidere come tassi, come non tassi, adesso qua ci arrivo ovviamente, questa nazione non ha una strategia. Non ha una strategia da decenni su niente, non ha mai deciso che voleva fare, da che parte voleva stare, su che cosa voleva investire, dove voleva concentrare le risorse. Noi abbiamo sempre lavorato con questo gioco del mettiamo un po' di soldi qui, un po' lì, un po' su, un po' giù, e poi vediamo che cosa ne esce, particolarmente con le maggioranze arcobaleno, perché lì diventa proprio un disastro. No, io avevo detto che volevo il reddito di cittadinanza, io volevo quota 100, io volevo 10 qui, 10 lì, e non c'è una visione, non c'è una strategia. Qual è la visione? Io credo che oggi serva una visione, credo che il PNRR fosse un'occasione per fare qualcosa di più da questo punto di vista. Abbiamo al tempo fatto le nostre proposte, non sono state accolte, ma non rinuncio a considerare alcuni asset fondamentali dell'Italia come misure strategiche sulle quali investire. Vi ho parlato del tema dell'energia, dell'occasione particolare che abbiamo, ve ne cito altri due. Il mare. L'economia del mare, voi lo sapete benissimo, l'Italia, la nazione, si comporta come se fosse la Svizzera. È incredibile che non si renda conto non solo di tutte le attività che ovviamente ruotano intorno al mare, voi conoscete meglio di me, la nautica, cantieristica, il turismo, la pesca, eccetera, ma anche del fatto che noi siamo una piattaforma piantata nel Mediterraneo. Cioè noi dovremmo essere automaticamente l'hub di arrivo del Mediterraneo, la porta d'Europa. Le merci, quindi tutto il tema dell'infrastruttura portuale, della logistica, della cura del ferro, delle infrastrutture interne. Ma è normale che le merci che arrivano da est circumnavighino l'Europa e arrivino ad Amsterdam o a Rotterdam, perché se viaggiassero su terra attraverso l'Italia ci metterebbero molto di più?
Questo è un tema che, per esempio, secondo me, con la vicenda del PNRR si doveva affrontare in maniera un po' più concentrata. Il marchio è l'altro grande atu italiano, diciamo così, dimenticato. Marchio Italia, terzo marchio per riconoscibilità nel mondo, primo marchio nazionale, tutti vogliono comprare prodotti italiani e noi abbiamo svenduto marchi italiani. E non abbiamo fatto alcuna politica di difesa del nostro marchio, alcuna politica di rafforzamento del nostro marchio, alcuna politica di formazione nei settori del marchio, che invece sarebbe stata ed è molto importante, perché poi voi sapete meglio di me quanto in alcuni settori italiani non si riesca a trovare manodopera qualificata, mentre noi abbiamo decine di migliaia di giovani disoccupati. Questo tema del marchio, io ho un po', diciamo, il pallino, e credo che diverse cose si possano fare, a partire appunto dalla formazione d'eccellenza, a partire dal potenziamento della certificazione, dalla difesa del marchio a 360 gradi. Vi dico di più, e qui diciamo posso essere un po' così, posso sembrare un po' una temeraria, però anche questo fatto che noi abbiamo questa concorrenza tragica dell'e-commerce, che è una cosa che chiaramente bisogna combattere. Voi sapete tutte le battaglie che abbiamo fatto a partire dalla tassazione per difendere il commercio. Ci sono dei fenomeni che purtroppo sono, che tu puoi frenare o che puoi combattere, puoi incentivare altro, ma ci sono dei fenomeni che diventano tragicamente inevitabili. Noi con l'e-commerce l'abbiamo visto, no? Cioè, perché non li abbiamo mai usati un po' a nostro favore? Cioè, voglio dire, se lo Stato italiano decidesse di mettersi a fare un portale sul quale tutti i suoi produttori e commercianti con prodotto certificato italiano, gratis, tradotto in tutte le lingue del mondo, possono vendere per il resto del mondo e solo i prodotti che stanno lì sono certificati come prodotti italiani. Questo potrebbe aiutare o potrebbe non aiutare, in aggiunta a quello che va fatto per sostenere le attività commerciali, per difendere il nostro prodotto, certificare quel marchio e non far passare la sua vendita da sistemi e da piattaforme che noi non controlliamo e che non fanno i nostri interessi e che non pagano le tasse in Italia o che non pagano abbastanza tasse. È un ragionamento che eventualmente dovremmo aprire insieme, questo qui, no? Per capire anche come si possa utilizzare delle cose che stanno accadendo, provando a girarle a nostro favore. Dopodiché, ovviamente, nessuna strategia è utile se non c'è un minimo di ecosistema che possa aiutare il mondo produttivo. Io credo che, insomma, qui le cose da fare siano ovviamente moltissime. Lo Stato ha ovviamente il dovere di precostituire le condizioni che sono necessarie a chi vuole investire e fare impresa. Ora qui i titoli li conosciamo da tempo, la giustizia serve che sia ovviamente veloce, serve che ci sia certezza del diritto, serve che ci sia pure certezza della pena. Cioè, io mi definisco, diciamo così, una garantista nella fase di esecuzione del processo e una giustizialista nella fase di esecuzione della pena. Devi avere tutte le garanzie finché non vieni condannato, ma quando sei condannato la pena te la fai. Invece questa è una nazione che alla fine ha rinunciato a garantire certezza del diritto e certezza della pena perché aveva il problema del sovraffollamento carcerario. E noi siamo gli unici che risolvono il problema del sovraffollamento carcerario non costruendo le carceri, ma togliendo i reati. O accorciando le pene. È una misura, ve lo dico per passare, diciamo, a volo varie cose che sono scritte nel programma di Fratelli d'Italia, ma il tema, diciamo, della giustizia, perché? Perché giustizia, legalità, sicurezza, voi sapete meglio di me che sono un fattore economico. Nessuno investe in questa nazione con le condizioni, con le incertezze che su questo ci sono oggi, con lo Stato che indietreggia in alcuni territori, con uno Stato che è forte con i deboli e deboli con i forti, con tempi che non sono certi, con pene che non sono certe, con un diritto che ha oggettivamente dei problemi. Ci sono varie cose che vanno fatte sulla giustizia, non entro nel tema della riforma della giustizia, ma le potete trovare e sono molto, diciamo, impattanti sul nostro programma. C'è ovviamente la vicenda della burocrazia, va proprio cambiata la mentalità. Io credo che in generale in Italia vada cambiata la mentalità. Vedete, questa è l'unica nazione al mondo nella quale c'è il detto fatta la legge e trovato l'inganno. Vi siete chiesti perché? Noi non vediamo lo Stato come una nostra azienda di famiglia, come accade in altre nazioni. Perché? Perché l'idea è che lo Stato sia il primo a volerti, a trattarti come un suddito, no?
a non considerarti un alleato, a non considerarsi un tuo alleato. Qui voi non lo devo spiegare a voi, perché sembra che, diciamo, vengo a lisciare il pelo, ma insomma, per chi fa impresa in Italia sembra un po' come quei giochi sul computer, che c'era sempre il mostro più difficile, no? Nel quadro successivo. Ecco, il primo mostro che incontri è lo Stato italiano, se vuoi tentare di andare avanti, aggredire un altro mercato, no? Cioè, il primo problema che incontri è lo Stato italiano, che fa di tutto per metterti i bastoni tra le ruote. Io credo che ci siano molte cose che non hanno senso, che non argomenterò, se volete ve le argomento, ma per ragioni di tempo non voglio esagerare con i tempi, che possono, diciamo, intervenendo immediatamente, che possono liberare un po' di energie di questa nazione. Penso all'eliminazione dell'obbligo di POS per i professionisti e per i piccoli commercianti, penso all'eliminazione del tetto al contante, altra misura che non aveva alcun senso, che non ha combattuto niente di evasione fiscale, che ha semplicemente, diciamo, in modo tafazziano favorito chi confinava con noi e non aveva tetto al contante, perché queste misure hanno un senso se la tua economia di riferimento fa tutta la stessa cosa. Se la mia principale economia di riferimento, la Germania, non ha un tetto al contante, l'Austria, che confina con me, non ha un tetto al contante, mi dite qual è il senso di continuare a darsi le bastonate da soli? L'eliminazione del minimo contributivo IMSS, artigiani e commercianti, applicando lo stesso sistema che vale per gli autonomi della gestione separata, sono tutte proposte che Fratelli d'Italia ci ha presentato in questi anni, che poi sono state sempre più o meno bocciate, e che io credo che siano cose abbastanza semplici da fare, che possono dare il segnale che mi piacerebbe dare se mai dovessimo arrivare al governo, e cioè: lo Stato non deve disturbare chi vuole fare, chi vuole lavorare, chi vuole assumere, chi vuole produrre, chi vuole creare ricchezza, deve essere lasciato stare. Vuol dire poche regole, vuol dire chiarezza quando le violi, vuol dire che quando violi quelle regole lo Stato deve essere, diciamo così, fermo, molto fermo, a poche regole, e per il resto la libertà di poter produrre e lavorare. Quello che non si è capito in questi anni, in cui abolivamo la povertà e facevamo tutte queste cose intelligentissime, è che la povertà non si abolisce per decreto, il lavoro non si crea con decreto, la crescita economica non si fa per decreto. La crescita economica la fanno le imprese e i loro lavoratori. Quello che deve fare lo Stato è non rompere il meno possibile le scatole e tentare di fare sistema con le sue aziende per aiutarle non solo a crescere, ma anche eventualmente a entrare in altri mercati. Quello che fanno altre nazioni. La Francia all'Eliseo ha un dipartimento che si chiama Dipartimento per la Guerra Economica. Qui abbiamo l'inversione dell'onere della prova. Cioè, capite che, insomma, sono opportunità un tantino diverse. Dopodiché, dicevo, c'è la questione della burocrazia, c'è la questione degli investimenti, ovviamente, digitalizzazione, innovazione. Anche qui bisogna uscire un po' con un'altra mentalità, perché noi veniamo da anni in cui il grosso dei soldi che abbiamo speso l'abbiamo spesi, no, in spesa corrente, cioè in cose che non lasciano assolutamente niente. Chi ha vaghissimi cenni di economia sa che gli investimenti producono un moltiplicatore che la spesa corrente non ti produce. Quindi io credo che, anche quando si parla, torniamo al tema del debito, debito sì, debito no, il problema non sia se fai debito, il problema è perché cosa fai debito. E credo che la grande sfida sia quella di tornare agli investimenti, di tornare a incentivare soprattutto l'investimento sull'economia reale, partendo dalle banche, ma anche, insomma, mobilitando il più possibile le risorse private. C'è il tema del fisco, ovviamente, che è centrale. Anche qui io penso che il paradigma, diciamo, debba essere quello di un nuovo rapporto tra lo Stato e il cittadino, un rapporto di pari dignità tra lo Stato e il cittadino. Questo riguarda ovviamente il sistema tributario italiano, citavo le leggi speciali, l'inversione dell'onere della prova, i premi che vengono dati in base alle contestazioni e non in base a quanto viene effettivamente riscosso. Credo che bisogna cambiare da questo punto di vista totalmente il rapporto tra lo Stato, i cittadini e le imprese. Credo che lo Stato dovrebbe concentrarsi dove non ha avuto il coraggio di andare finora, per esempio quando parla di lotta all'evasione fiscale. Anche qui penso che voi siate testimoni del fatto che mentre in Italia le imprese chiudono
è pieno di imprese di extracomunitari che continuano a proliferare perché chiaramente aprono e chiudono l'azienda prima dei 2 anni e mezzo, quando lo Stato comincia a fare i controlli, e poi spariscono, ricominciano da capo, non versano un euro. È una misura sulla quale abbiamo proposto una soluzione 4 volte, che è stata bocciata. Non ci siamo inventati niente di male, niente di nuovo, perché l'abbiamo copiata da altre nazioni che hanno fatto una cosa semplice, hanno detto: se tu sei extracomunitario e vuoi aprire qui un'azienda, lo fai tranquillamente, ma mi dai una fideiussione che io piano piano ti scalo dalle tasse, così sono certo che tutti paghiamo le tasse alla stessa maniera e che non c'è una concorrenza sleale che viene fatta. Dopodiché, ovviamente, abbiamo proposto nel nostro programma un articolato patto fiscale che abbiamo chiamato tregua fiscale, quindi ovviamente oltre allo stralcio integrale delle posizioni debitorie inferiori ai 1000 euro che riguardano parecchi anni addietro, oltre al saldo e stralcio dei debiti che non sono superiori ai 3000 euro, noi immaginiamo, senza fare condoni, di consentire a chi vuole regolarizzare la sua posizione di poterlo fare pagando ovviamente la somma che deve, senza interessi, senza sanzioni spropositate, accedendo a una rateizzazione molto lunga che può arrivare anche fino a 10 anni. Dopodiché bisogna alleggerire il fisco su imprese e lavoratori, questa è una delle nostre priorità. Le nostre proposte più o meno le avrete già sentite: la flat tax, secondo me bisogna partire da una flat tax incrementale, tassa piatta al 15% su tutto quello che fatturi in più, che guadagni in più rispetto all'anno precedente, mi pare un modo virtuoso di inserire questo meccanismo, può far emergere il sommerso, è un modo per dire alle imprese, ai cittadini: tu fai meglio quest'anno rispetto all'anno precedente, lo Stato di quello che fai in più, su quello che fai in più non verrà a metterti le mani in tasca, no? È un modo per dire: ricominciamo tutti insieme, per incentivare. Ovviamente sapete che siamo per l'estensione alla flat tax sistema forfettario per autonomi e partite IVA, attualmente fino a 65.000 euro, lo vogliamo portare a 100.000 euro per evitare che poi la misura possa essere uno strumento di nanismo, no, per le nostre imprese e per allargare ovviamente la platea. Io credo che, insomma, di tutti gli ambiti nei quali si può concentrare un taglio delle tasse, non si possa prescindere dal tema del lavoro. Obiettivo di legislatura per me è il taglio del cuneo fiscale, 5% del cuneo fino a 35.000 euro, 2/3 lato lavoratore e 1/3 lato azienda, una misura che costa 16 miliardi di euro. Se il governo Draghi, quando aveva 8 miliardi da spendere sul taglio delle tasse, avesse, come gli avevamo chiesto, messo i primi 8 miliardi su questa misura, saremmo a metà dell'opera. Invece si è fatta un'altra scelta che ha impattato ovviamente molto di meno. Ci vorrà ovviamente tempo per trovare queste risorse, ma penso che intanto si potrebbe partire immediatamente con una tassa piatta al 5% su tutti i premi di produzione, tutti gli straordinari, e anche su una ampliamento del fringe benefit dai attuali 230, non so quanti sono, euro, a 2.000 euro. Dopodiché un altro obiettivo di legislatura che si dà a Fratelli d'Italia è la famosa tassazione per le aziende, che dice: più assumi meno paghi, cioè più è alta l'incidenza di manodopera in rapporto al fatturato, meno tasse devi allo Stato. Questo perché, faccio un ragionamento di qualche secondo, noi siamo abituati a un mondo nel quale quando aumenta la produzione aumenta anche l'occupazione, tutto il nostro sistema fiscale è informato a questo principio, non è più così. Oggi globalizzazione, appunto tutto il tema dei giganti del web, la delocalizzazione, i processi di meccanizzazione, oggi non è detto che quando aumenta la produzione o aumenta la ricchezza aumenta anche il lavoro, è per questo che la ricchezza tende a verticalizzarsi e a, diciamo, no, concentrarsi invece che a diffondersi. Quindi bisogna favorire chi, a parità di settore e a parità di fatturato, utilizza una parte di quel fatturato anche per generare maggiore lavoro. Quindi noi, sempre come obiettivo di legislatura, ci diamo questo, diciamo, vogliamo lavorare su questo principio. Nell'immediato, una cosa che io vorrei fare e che penso si possa fare, insomma, subito, è una super deduzione del costo del lavoro su tutta la maggiore occupazione rispetto al tetto massimo dei 3 anni precedenti del 120%, che arriva a 150 se assumi
diciamo un lavoratore fragile, per lavoratore fragile io intendo chi non è occupato da un anno, intendo le neomamme, intendo gli over 55, intendo portatori di invalidità, eccetera. Questo si può fare dal mio punto di vista immediatamente e credo che potrebbe essere un altro segnale per favorire il lavoro. E qui arriviamo al tema del reddito di cittadinanza e vado alla chiusura. Mi mancano solamente due temi, poi giuro che vi libero. Io non sono per rimodulare il reddito di cittadinanza, io sono per abolire il reddito di cittadinanza, perché il reddito di cittadinanza è una misura sbagliata sul piano culturale. È sbagliata nella misura in cui uno Stato giusto non mette sullo stesso piano dell'assistenzialismo chi può lavorare e chi non può farlo. Uno Stato giusto fa due cose diverse, assistenzialismo verso chi non può lavorare e per tutti gli altri lo Stato giusto deve costruire le condizioni perché possano avere un posto di lavoro. Io non andrò su tutto quello che il reddito di cittadinanza ha comportato in termini di disincentivo al lavoro, giudico proprio la misura sul piano culturale e giudico la misura sulla sua capacità di combattere la povertà. Vi faccio solo una domanda, se io ho un ragazzo di 24 anni in piena salute, gli do il reddito di cittadinanza, perfetto, per quanto tempo me lo posso permettere? Un anno, due anni, tre anni, diciamo tre anni. Quando tra tre anni non ho più soldi per dargli il reddito di cittadinanza e quel ragazzo ha 26 anni, è più povero o più ricco? È più povero, perché intanto ho pure perso tre anni. Quindi, mantenere un sistema di tutela per chi non è in condizione di lavorare, ok? E per gli altri il meccanismo cambia completamente. La cosa divertente è che c'è già tutto. Solo che, come sempre accade in Italia, tra tutti gli strumenti che ci sono non si parlano. Cioè noi attualmente abbiamo i centri per l'impiego, ok, dice non funzionano, sì, ma il lavoro in molti casi non si trova lo stesso e voi sapete meglio di me che dalla legge Biagi in poi il monopolio non ce l'ha più, non ce l'hanno più i centri per l'impiego, quindi qualcosa non funziona indipendentemente dai centri per l'impiego, ok? Che cosa non funziona? Non funziona il tema dello skill mismatch, cioè il tema che noi non formiamo per i settori che richiedono manodopera, che richiedono lavoro. Nessuno sa dov'è che serve lavoro, nessuno sa chi forma per quei lavori, nessuno indica queste informazioni a chi sta cercando un lavoro e quindi noi abbiamo da una parte i centri per l'impiego, dall'altra chi fa incontro tra domanda e offerta di lavoro nel mondo privato, le università, dall'altra abbiamo il Fondo Sociale Europeo. Cosa? Il Fondo Sociale Europeo è una misura che si occupa solo di questo, di formare ai fini del reinserimento lavorativo. Prevede addirittura che tu possa immaginare che mentre una persona si forma abbia un rimborso spese. Ok? Dell'ultima programmazione del Fondo Sociale Europeo l'Italia non ha mai neanche impegnato 8 miliardi di euro, che è il costo di un anno del reddito di cittadinanza. Allora, quale sarebbe il sistema normale, secondo me? Io sono disoccupato, vado al centro per l'impiego, il centro per l'impiego mi indica quali sono i settori nei quali è richiesta la manodopera e chi mi forma per quel settore. Mentre mi formo ho un rimborso spese, quindi diciamo non sto completamente senza nulla e quando ho finito la formazione ho un posto di lavoro. E la cosa pazzesca è che questo si può fare finanziato dall'Unione Europea ed è un meccanismo che può funzionare se riusciamo a mettere in relazione i vari mondi, mentre noi abbiamo scelto un meccanismo che non funzionava, che abbiamo pagato con miliardi e miliardi dello Stato italiano. Io credo che su questo, diciamo, si possa fare un lavoro. Arrivo all'ultimo tema e mi taccio, che è quello dei pari diritti per i lavoratori, perché anche questa è una misura che Fratelli d'Italia, è una materia che Fratelli d'Italia ha molto seguito in questi anni, voi lo sapete. A differenza di quello che pensa la sinistra, noi crediamo che un lavoratore è un lavoratore, indipendentemente dal lavoro che fa e che debba avere gli stessi diritti. E quindi obiettivo anche qui è avere un sistema, diciamo, unico, universale, di ammortizzatori sociali. Voi sapete che è stato grazie a una battaglia di Fratelli d'Italia se durante la pandemia è stato introdotto l'ISCRO, che era un'integrazione al reddito dei lavoratori autonomi che avevano avuto un forte calo del fatturato, non era la misura che avevamo proposto noi, fu un principio, oggi è una misura che si dovrebbe ovviamente allargare e implementare, ma per me l'obiettivo per gli autonomi è un sistema che sia parametrato alla NASPI per i dipendenti, che abbia, diciamo, gli stessi criteri, fatturato dello scorso anno diviso su base mensile 75% con un tetto massimo di 1.250 euro.
Ora, apparentemente il costo di una misura del genere è enorme, però voi sapete probabilmente che quando noi mettemmo i soldi sull'ISCRO e ci si disse che costava troppo, poi lo Stato ci ha guadagnato di più, perché si chiedeva un minimo di integrazione contributiva e siccome hanno aderito in tanti, alla fine è andato bene. Ora, io penso che con proprio una adesione volontaria, anche con un, diciamo veramente in questo caso minimissima, contributivo, una misura del genere non ha il costo impossibile che ci è stato raccontato in questi anni, e penso che insieme possiamo costruire un'Italia nella quale i lavoratori non esistono, i lavoratori di serie A e di serie B, ma esistono banalmente i lavoratori. Per fare tutto questo serve una cosa sola: stabilità. Se noi non riusciamo a tenere in sella un governo per 5 anni, signori, e ogni 6 mesi, ogni 2 anni ci ritroviamo a fare questi discorsi e chi arriva smonta quello che ha fatto quello precedente, questa nazione non ne uscirà mai. Non so se in questa legislatura avremo la maggioranza, le condizioni, sia che vinca uno che vinca l'altro, per governare 5 anni. Quello che posso dirvi è che è mia premura immaginare anche una riforma costituzionale che consenta a questa nazione di andare al voto una volta ogni 5 anni e di avere un governo che ha 5 anni per fare le cose che vuole fare, realizzare la sua visione e poi dopo 5 anni essere giudicato dai cittadini, come accade in tutte le grandi democrazie occidentali. Grazie.